Il decreto lavoro è uno strumento straordinario messo in campo dal governo Meloni che conferma che la priorità del centrodestra è il lavoro. 100 euro in più in busta paga e un taglio del cuneo fiscale record dimostrano che siamo al fianco dei lavoratori. Ecco, onorevole, io una domanda la vorrei fare su questo decreto. Ma il testo, avete avuto modo di leggerlo, di vederlo, è uscito? Abbiamo letto le prime bozze e riteniamo che comunque quanto già dichiarato da Giorgia Meloni sia riassuntivo del provvedimento stesso. Però rimaniamo sempre comunque in una situazione di addetto, non c'è nulla quindi ancora scritto. Beh, se lei pensa che il Presidente del Consiglio dica qualcosa di diverso dal decreto che scrive, mi sembra un po' pretestuoso, no? Le opposizioni come le opposizioni che comunque... Io dico solo alle opposizioni che protestare quando gli italiani si troveranno 100 euro in più in busta paga e un taglio del cuneo fiscale record diventa veramente pretestuoso. Per carità, le opposizioni facciano le opposizioni, però su questo diventa veramente incomprensibile. Ecco, proprio sul taglio del cuneo fiscale record, no, questa mattina la segna stampa era piena in questa direzione, non è un taglio record. Ad esempio, no, Calenda ha manifestato un'apertura, non la stessa cosa. No, il taglio è record perché arriva a quasi 6-7 punti, 6-7 punti, e quindi di conseguenza impareggiabile rispetto al passato. Quindi i dati lo dimostrano. Okay. Ma invece a chi dice che con questo decreto si dà una certa predilezione verso il lavoro precariato? Questa è una falsità, si dà predilezione al ritorno al lavoro, questo sì. Quindi ritornare a lavorare è la nostra priorità per gli italiani in un momento in cui l'inflazione galoppa e gli italiani hanno bisogno di vedere l'occupazione aumentare. Ora però bisogna lavorare per fare in modo che questo taglio del cuneo fiscale diventi comunque perenne, non sia solo... diventi strutturale. Nel tempo, certamente, come avevamo già detto in campagna elettorale, che in 5 anni avremmo reso un taglio del cuneo fiscale significativo di tipo strutturale, ecco, è quello che stiamo facendo e nei primi 6 mesi già mettiamo le basi, il tempo ci darà ragione.